quinta giornata di campionato per l'Under 16 di Gabriele Bonacina sul campo del Chievo, sfida di vertice con la squadra di casa a quota 10 punti. Subito un'azione per l'Inter con De Milato che vede lungo per Gnonto che entra in area, carica al destro però, palla ampiamente a lato, bella questa verticalizzazione di De Milato per Gnonto, poi l'azione anche da parte dei padroni di casa con Bontempi che si gira bene in area di rigore, carica a sinistro, palla ampiamente alta sopra la traversa, poi Peschetola su punizione prova a trovare Fabian che solitamente è molto bravo negli inserimenti, in questo caso fa buona guardia anche la difesa dei clivensi con un primo tempo che non dà tantissime emozioni per ciò che riguarda il tabellino. Invece nella ripresa subito il Chievo con un Inter che perde un pallone velenoso con Casadei, palla per Oboe che scambia veloce con Igarebba che a gamba lascia sul posto la difesa nerazzurra e solo davanti a Priori, tocco sotto e gol per il Chievo con Igarebba che porta in vantaggio i clivensi, vediamo solo davanti al portiere, tocco sotto da parte del numero 11 dei veronesi che porta quindi in vantaggio la squadra di casa. L'Inter però reagisce subito, rimessa laterale per Zanotti che serve Gnonto, finta di corpo, dribbling dentro l'area, carica a sinistra e arriva subito il pareggio da parte dell'Inter con Willy Gnonto con un'azione bellissima da parte del numero 11 nerazzurro, finta di corpo, poi il dribbling dentro l'area, scarica il sinistro sul primo palo, non può niente Malaguti su questo gol con il Chievo che però che gestisce, palla per Meneghini che sarebbe a buon tempi, dentro per Orfei, male la difesa nerazzurra, Orfei dentro l'area, subito però ancora il Chievo che si riporta in vantaggio con questo gol da parte del numero 10 Orfei, qui vediamo la palla bellissima di Bontempi, male però Uccellini che non riesce a prendere il tempo, il numero 10 dei veronesi scarica un destro molto potente e non può niente in questo caso Priori, l'Inter però morde con ancora tanta pressione, in questo caso palla per Zanotti, per Pozzi, largo ancora per Fabian, dentro l'area per Gnonto che non controlla, arriva però il destro di Pezzini, ancora Pezzini ancora una volta decisivo con questo tiro di destro al volo, vediamo il cross da parte di Fabian, non controlla Gnonto, però diventa un assist per Pezzini che carica il destro sul palo lontano, 2-2 in questo caso con l'Inter, quindi prova a reagire il Chievo, Valentini para lunga per Oboe che entra in area, serve per la corrente Bontempi, palla a Igarebba che calcia, botta sicura, però arriva la provvidenziale risposta da parte di Cepele in calcio d'angolo, ancora però l'Inter che si alza sulla corsia di destra, spinge molto l'Inter in questo caso sull'out di destra con la squadra che attacca con tanti uomini, palla dentro per Peschetola che salta un uomo, la palla sui piedi di Fabian, si gira, vede ancora Pezzini che la mette un'altra volta sul palo lontano, in questo caso una conclusione molto molto precisa su cui Malaguti non può niente e quindi arriva il 3-2 da parte dell'Inter, un Inter che ci ha creduto in questa partita nonostante il doppio svantaggio contro il Chievo, un Inter che vince con merito anche questa sua quarta partita dopo 5 giornate di campionato, ricordiamolo che l'Inter ha riposato una volta a punteggio pieno, quindi la squadra di Gabriele Bonacina, 4 vittorie, 12 punti. A Verona contro il Chievo, l'under 15 di Paolo Annoni prova a tirarsi fuori da un periodo complicato. I nerazzurri infatti non vincono dal 4-0 della prima giornata di campionato contro l'Udinese. A partire forte però in questa partita è il Chievo. Calcio di punizione tagliato di Vignato per la testa di Basili che con l'incornata sfiora il palo, brividi per Bonucci, è il Chievo a fare la partita nei primi minuti, è il Chievo a passare in vantaggio, brutta palla persa da Gambato, Di Dona si invola e spezza metà la difesa nerazzurra, osserva e vede il taglio di Vignato che in diagonale trova l'incerta risposta di Bonucci e fa 1-0 per il Chievo, grande azione di Di Dona, taglio perfetto con i tempi giusti di Vignato, diagonale che trova l'incerta risposta di Bonucci. E 1-0 Chievo, Chievo che però insiste, non molla e prova subito a trovare il raddoppio ancora con Vignato scatenato, percussione centrale del numero 9 gialloblu, destro che esce di poco alla sinistra di Bonucci. Il Chievo quindi che fa la partita, Inter che prova a reagire, uscire dal guscio, cross di Pelamatti, palla in mezzo all'area, respinta, arriva la corrente Gatti che prova il destro di prima intenzione, palla che esce di un po' a lato della porta di
Boseggia, Inter che insiste sempre sulla sinistra con Bonavita che scambia con Motti, il capitano nerazzurro mette in mezzo il solito pallone tagliato per la testa di Curatolo che da pochi passi manda clamorosamente alto, solita palla perfetta di Bonavita, movimento perfetto di Curatolo che però manda alto da pochi passi, la pressione dell'Inter però viene finalmente premiata poco dopo, protagonista ancora Bonavita che inventa per Gambato, ha un po' di spazio, il numero 11 nerazzurro lo sfrutta benissimo, cross in mezzo, testa di Sarr, da pochi passi fa 1-1, reazione pronta della squadra di Annoni, cross perfetto di Gambato, Sarr da pochi passi non può sbagliare e rimette tutto in equilibrio, Inter che trova fiducia anche da ferma, cross in mezzo per la testa di Peretti, colpo di testa deviato del centrale dell'Inter su cui è bravo Boseggia, altra gran palla di Bonavita, colpo di testa perfetto del numero 6 nerazzurro, sfortunato ma bravo Boseggia a deviare in calcio d'angolo e sempre da fermo l'Inter la ribalta, ancora angolo di Bonavita, spizzata sul primo palo di Gambato, sul secondo palo arriva come un treno Schiavo che ha porta completamente sguarnita, fa 1-2 la ribalta l'Inter nel finale della prima frazione, la spizzata di Gambato mette tutti fuori causa, Schiavo è il più lesto ad arrivare sul secondo palo e a firmare il vantaggio dell'Inter che finisce il primo tempo avanti di un gol dopo aver sofferto tantissimo nella prima parte, grande reazione di carattere degli uomini di Paolo Annoni che conducono e riaprono la ripresa ancora attaccando con Gambato che scappa via l'intera difesa clivense e poi solo davanti a Boseggia centra il palo con la porta completamente libera, errore grave per il numero 11 che qua poteva chiudere la partita, ma impreciso, non freddo davanti al portiere. È un Chievo che allora prende fiducia nelle fasi finali di questa partita, attacca anche da fermo con Capitan Verzini che prova la rovesciata, spettacolare, lenta però esce alta sulla porta difesa da Bonucci. Capitan Verzini che però si rifà proprio nel finale di gara, beffa atroce per l'Inter, dribbling del capitano gialloblu, sinistro, preciso, nell'angolino e 2-2 Chievo, Bonucci incolpevole su questo grandissimo gol di Verzini, dribbling contro dribbling e sinistro nell'angolino. Nulla da fare per Bonucci e beffa atroce per l'Inter proprio negli ultimi minuti di gara, finisce 2-2, l'Inter non riesce ancora a vincere.